Ilex domani sciopero in azienda e presidio a Genova. Nuova forma di protesta degli operai della fabbrica di Chiavari si svolgerà domattina nel capoluogo ligure davanti alla sede di Confindustria, dove si riuniranno sindacati, aziende e rappresentanti della regione. Nel contempo, nello stabilimento di San Piero di Canne si terrà uno sciopero di 8 ore. Scenderanno di nuovo in sciopero domani, mercoledì 6 aprile, i lavoratori della Ilex di Chiavari. La stensione da lavoro degli operai di 8 ore è stata proclamata dalle RSU aziendali in concomitanza con l'incontro tra le organizzazioni sindacali, l'azienda e i rappresentanti di Regione Liguria, che si svolgerà sempre domani presso la sede di Confindustria in via San Vincenzo a Genova. Come noto, l'azienda con stabilimento a San Piero di Canne ha annunciato 22 procedure di licenziamento. A partire dalle ore 9, davanti alla sede dell'incontro si svolgerà un presidio di protesta, al quale parteciperanno in segno di solidarietà anche rappresentanze sindacali di altre aziende. Primi mezzi necessari ai lavori per la realizzazione della nuova spiaggia libera attrezzata sulla spiaggia dei Cavallini. Lo annuncia attraverso la propria pagina Facebook il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, che parla di un tassello fondamentale per arricchire ancora di più l'offerta balneare della nostra splendida Rapallo. La spiaggia dovrebbe essere pronta per quest'estate ed è un elemento dei complessivi lavori di dragaggio del golfo. Nel frattempo deve concludersi la prima fase, quella della regimazione delle acque bianche in fondo al lungomare, rallentata dalla scoperta di un muro antisbarco risalente alla Seconda Guerra Mondiale, in cemento armato, di cui la sovrintendenza ha autorizzato una parziale demolizione. Venerdì, nell'atrio di Palazzo Franzoni, che ospita il municipio di Lavagna, saranno consegnati i buoni spesa. La consegna verrà dalle 9.30 a mezzogiorno e mezzo e dalle 14.30 alle 16.30 a cura del Comitato Locale della Croce Rossa e della Sezione Cittadina della Croce Verde Chiavarese. I buoni spesa hanno un valore di 40 euro e ciascun buono è suddiviso in due tagliandi da 20 euro. Il tetto massimo è di 160 euro per le famiglie composte da 7 o più persone. Per presentare domanda è necessario essere residenti a Lavagna, aver subito una riduzione del reddito a causa dell'epidemia da Covid-19 ed avere un ISEE non superiore a 10.000 euro. Sul sito internet del comune di Santa Margherita Ligure è stato pubblicato il bando per l'erogazione dei contributi per il sostegno alle locazioni. Dal portale si può anche scaricare il modulo per presentare le domande. Il termine ultimo è fissato a mezzogiorno del prossimo 2 maggio. Per accedere ai contributi si deve avere un reddito ISEE non superiore a 16.700 euro oppure non superiore a 35.000 euro in presenza di una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25% a causa dell'emergenza Covid. Le risorse stanziate dal comune di Santa Margherita Ligure ammontano a circa 75.000 euro. L'emergenza pandemica è terminata, ma soltanto sulla carta, afferma l'assessore con delega ai servizi alla persona Emanuele Cozio. Anche nella nostra comunità si sentono ancora gli effetti di chi, in questi 2 anni, ha visto diminuire il proprio reddito. È stata presentata a Genova presso la Torre Fiumara di San Pier d'Arena la nuova Cyber e Security Academy di Leonardo, la principale azienda industriale italiana ad alta tecnologia, tra le prime società nel mondo nei settori dell'aerospazio, difesa e sicurezza. Erano presenti, insieme ai vertici dell'azienda, il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Leonardo ha così presentato il nuovo polo di alta formazione realizzato dall'azienda per garantire a difesa, pubblica amministrazione, imprese e infrastrutture critiche le competenze e le capacità necessarie a supportare la transizione digitale e a fronteggiare le minacce alla sicurezza nazionale. Un progetto importante e ambizioso, con sede principale a Genova, che erogherà corsi e seminari in Italia e all'estero attraverso diverse strutture presenti sul territorio.
Lo slogan è Conoscere è proteggere. Presto sarà sostituito con un nuovo pannello che riporterà l'esatta denominazione, cioè Passo di Romaggi, il pannello invece con la scritta Passo della Pozza del Lupo, che si incontra lungo la strada provinciale 42 al valico tra la Fontana Buona e la Val Cicchero. L'annuncio del consigliere metropolitano Elio Cuneo, che si era interessato presso gli uffici di Città Metropolitana di Genova affinché venisse posto rimedio ad un errore che risale all'epoca dell'ex provincia. Lo riferisce Renato Lagomarsino, precisando come la nota diffusa dal dirigente di servizio, ingegnere Stefano Cianelli, non solo rassicuri sulla prossima sostituzione, ma spieghi anche l'origine dell'errore. Il nome infatti era stato attinto dalla mappa catastale. Le mappe catastali, dice Lagomarsino, sono del tutto inaffidabili in quanto i nomi sono spesso collocati a casaccio, quasi mai nell'esatta corrispondenza dei luoghi. Di questo errato posizionamento ne risente anche la cartografia regionale, soprattutto quella a grande scala, che per quanto riguarda i nomi e la loro collocazione si rifà alle mappe catastali. Dal 7 al 10 aprile Recco rinnova il gemellaggio con Ponte di Legno, che a culmine nel suggestivo momento dell'omaggio delle palme dalla comunità daliniese in occasione della messa solenne per la Domenica delle Palme. Nel prossimo fine settimana si rinsalda dunque quel patto di amicizia stretto 66 anni fa con lo scambio di auguri a Natale a Recco e l'evento in Alta Val Camonica. La delegazione di Recco sarà formata dai rappresentanti del Comitato per il Gemellaggio, da un gruppo di alunni delle scuole primarie, dal sindaco Carlo Gandolfo, dall'assessore alle tradizioni locali Francesca Aprile e da altri membri della giunta comunale. La pandemia ha messo un pesante freno alle iniziative che tradizionalmente vengono organizzate per consolidare il gemellaggio, afferma il primo cittadino e l'assessore alle tradizioni locali. Per 2 anni consecutivi abbiamo ricevuto in dono dell'abete da decorare per il Natale e abbiamo ricambiato con le palme intrecciate, ma senza poter condividere questo momento di festa e di amicizia che costituisce il richiamo alla pace tra due popolazioni che subirono terribili sofferenze nel corso dei 2 conflitti mondiali. Purtroppo oggi, concludono i due, la storia si ripete ed è doveroso e importante dare voce ad un messaggio di pace e di solidarietà.